prova a replicare Mazzantini, segue il rimbalzo Camillo Bianchi, interrotta da Mazzantini, ha spazio per prendere i tre punti Edoardo Pedroni, è in ritmo anche Edoardo, alza la parabola con il mancino, altro rimbalzo offensivo, si va a cercare Persico, la prepotente affondata di Edoardo, e lui c'ha un'autostrada davanti come è successo in questo frangente. Sapiente uso del perno dell'uomo di Pomarancio. Faccia mancina dell'attacco giallo-blu. A rimorchio i tre punti di Camillo. Già in doppia cifra. Quindi ho l'impressione che sia piovuto proprio sul bagnato. Bella questa entrata di Mazzantini. Angolo per l'entrata di Mazzantini. Lo scarico per Procacci. È in ritmo per mettere la bomba del... Lo scarico di Bianchi 10. Per Pedroni. Fa saltare il proprio avversario. Fallisce il tiro, ma il rimbalzo di Camillo Bianchi si trasforma in assist per Edoardo, il tiro da tre punti Edoardo, lo esegue invece Procacci, lo manda a bersaglio, attacca forte il pitturato Pedroni, raccoglie dalla spazzatura il pallone di riva, di farti male. Poi ti volevo dire un'altra cosa Riccardo, questa zona inizia a 2-3 ma poi al primo, al secondo passaggio un fallo, poi ora questo fallo di riva, questo fallo di riva. L'uscita di Iardella che attacca il ferro di Domodossola, si appoggia al vetro, due punti per Alessio. Il frangente è stato determinante, si è tirato la squadra tutta diciamo sulle sue spalle in tanti frangenti. Prova a difendere su di lui Zare, l'extra pass di Molteni per mettere il ritmo Procacci. In questo momento qui, con pazienza si gira la palla, si cerca un buon tiro e si manda anche i nostri ragazzi al rimbalzo come ha fatto Riva ora. Rivaltamento di Persico che trova Molteni. Raccoglie il palleggio il numero 9, trova nel pitturato Camillo Bianchi, si va da Persico, arriva il raddoppio che è una costante contro Edoardo, porta a scuola tutto Piombino con 14 secondi a disposizione, bella rimessa Maurizio, si trova nel pitturato Persico, arriva puntuale il raddoppio, lo scarico di Pedroni, l'extra pass per la bomba a bersaglio di Mazzantini, sempre ben sentire e dà sempre il suo buon contributo. Mazzantini 12 per Persico, 14 per Procacci, 8 per Iardella, 4 per Riva. Leggevo le statistiche alla conclusione dell'azione di attacco, l'aiuto di Zare che recupera su Persico che tiene il contatto e buona la palla recuperata di Edoardo Pedroni che va a concludere con l'appoggio mancino sotto di due con Fiorentina Basket. Pavia avanti di 7 con Cecina. Canestro sottolineato dal pubblico che aspetta le performance di questo ragazzo. 2 su 2 per lui in apertura di quarto. Direttamente a rimessa. Il lancio di Camillo Bianchi. Touchdown, 2 punti per Pedroni. Lo scarico di Molteni per Riva. Che in penetrazione si appoggia al vetro. 2 punti per il numero 24. Molteni a recuperare la palla, a gestire l'attacco. Pericolosa invasione di campo da parte dei ragazzi che volevano asciugare il parquet. L'esordio arriva, lui ha scosso la testa ma sembrava molto fiducioso nella possibilità di calcare il parquet in Serie B. Perde palla, rubata per Molteni che va in contropiede, si appoggia al vetro. Domodossola ha messo tutto l'impegno possibile. Carpitelli ancora! 3 punti per lui, la domenica perfetta per la pallacanestro giallo-blu, Maurizio. Sì, sicuramente. Carpitelli ancora a canestro.